Un fatto senza storia. Magister attraverso Ettore C. a cura di Roberto P. Domanda: non è comunque molto facile da capire che cosa sia esattamente un gruppo psicosintetico? Tu hai detto che la singola entità che fa un'esperienza è come un raggio di un tutto che comprende tante entità. Quindi c'è una personalità in un certo senso, mentre c'è una molteplicità individuale. Magister, certo, perché esiste la personalità e la individualità. La personalità è un fatto della storia, la individualità è un fatto dell'anima, e quindi un fatto senza storia, un fatto di emozione. Ecco perché esiste questa differenza. Per quanto riguarda il gruppo psicosintetico, posso dirvi che bisogna immaginare una sintesi che si crea nel clima delle emozioni animiche per la legge di affinità. È come se diversi enti concorressero a sintetizzarsi in una unità solo perché sono affini, solo perché sono espressi da una medesima vibrazione. È come, e questo io ho cercato di dirlo in altre occasioni, è come le cellule organiche, le quali, pur essendo degli individui a sé stanti, cellularmente parlando, concorrono a formare con la loro attività emozionale, perché noi anche nelle cellule dobbiamo ammettere un'emozione, un'unica sintesi emozionale che ha sede nella sintetizzazione cerebrale, da cui nasce quella che si chiama la personalità del tempo. Quindi, se noi immaginiamo gli enti spirituali come tante cellule spirituali e li pensiamo affini per i rapporti che sono stabiliti fra essi, li possiamo benissimo immaginare sintetizzati in una unità che rappresenta l'individualità vera e propria, cioè il gruppo. Io voglio dire ad un certo punto che esiste una individualità animica che è limitata da una certa gamma di emozioni, ma che esiste soprattutto una entità, una individualità di gruppo, la quale si costituisce per la legge di affinità in una sintesi emozionale che congiunge tutte le emozioni animiche. Certo, questa è un'idea simbolica che io vi sto dando. Le cose non stanno perfettamente così, cioè non possono essere formalizzate. Ma io ve la do perché voi possiate immaginare ciò che si rende possibile attraverso la unità emozionale del gruppo. La realizzazione delle molteplici esperienze sui piani diversi di questa individualità. Perché si può sempre immaginare che lo stesso gruppo psicosintetico può realizzare vari aspetti di esperienza sui vari piani di esistenza e quindi giustificare quelle che si chiamano le leggi di affinità elettive terrene, quei rapporti di simpatia che si realizzano fra persone, quella unità che richiama un essere verso l'altro.